È una scena che tocca molto, mentre sentite le note dell'organo che annunciano l'inizio della messa funebre in onore di Raimondo Vianello. Immagini che hanno toccato molto le centinaia di persone che sono qui dove mi trovo io e che stanno guardando quello che accade all'interno della chiesa di Milano 2 su un maxi schermo, una Mondaini completamente stravolta dal dolore, molto provata fisicamente, che ha ricevuto i saluti di tutte le personalità del mondo dello spettacolo che si trovano all'interno della chiesa e che è stata sostenuta anche proprio fisicamente a lungo dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che è stato l'ultimo ad arrivare poco fa. La messa inizia adesso, sarà presieduta dal vicario del Cardinale di Milano Tetta Manzi e concelebrata dal parroco di Milano 2, dove Raimondo Vianello ha sempre vissuto negli ultimi decenni ed è morto proprio qui vicino, all'ospedale San Raffaele l'altro ieri. Sentite le note della messa che sta iniziando proprio adesso. Ieri per tutto il giorno si è tenuta una camera ardente che è stata visitata da quasi 5.000 persone nello studio 4 di Cologno e Monzese, di studi Mediaset, che era esattamente lo studio nel quale per oltre 10 anni è stata registrata la sitcom Casa Vianello, che poi è stato l'ultimo grande programma di successo della coppia storica della televisione italiana Vianello-Mondaini. Vedete le persone che sono arrivate, sono persone del mondo della politica, dello spettacolo, che insieme appunto a centinaia di persone comuni assisteranno a questa messa. È tutto da Milano 2, linea Roma.